c'è nella nebbia in Valpadana. Ci son cose che a dirle non ci credi, non ci credi nemmeno se le vedi, a parte il fatto che non le vedi. Che cos'è questa nebbia in Valpadana? È un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si incasina la mentalità. Istituti di credito, banchieri che si impiccano, le mani si puliscono, i piedi se la squagliano, le amanti non si lasciano, le mogli si intromettono, i mariti le perdonano, ma dopo le trafittano, le strade non finiscono, gli incroci non si vedono, i semafori non servono, i cammelli non esistono, nebbia in Valpadana come una sottana, sotto tanti affari, calmi gli altri mari, nebbia in Valpadana. Nel mare bello e Napoli si tuffa, gli viene un embolo, trasite l'indovicolo, cantate nel citofono, Gennaro fa il miracolo, fammi morire a Posillaca. Uccelli che tossiscono, piccioni che stramazzano, i cani fanno la cacca, ci vuole la paletta, le lucciole passeggiano, i viado si assomigliano, le macchine si fermano, gli autisti non esistono. امتحانات صيف أصياف محطة محطات طائرة طائرات آهرة آهرات أين سنة سنة سنوات سنوات عربية فصحى عربية فصحى حافلة حافلات آهرة sistemato la scala come se fosse un asdraio, ma non perché voi cricca dovreste usare un asdraio ora delicias clela clela è la terza volta che suonano giù al portone, nessuno va ad aprire. Cosa succede qui? Sto ripassando il mio arabo. Bravo, dagli intrighi internazionali a reginetta della casa. Sei un uomo completo. Non mi piacciono i colori, sono pacchiani. È un metodo che usavano i piloti inglesi durante la seconda guerra mondiale, prima degli attacchi, per rilassarsi. E tu che motivo hai per rilassarti? E tu che cosa ne sai? Il mio aspetto esteriore è quello di un uomo che vive in paradiso. Ma sotto, qui dentro, c'è l'inferno. Non senti che casino sono costretto a vivere? Spegni la televisione? Arbia. E anche quell'affare qua. Oh, sentito che pace. Ecco, se stai zitto anche tu adesso è l'ideale. Vado ad aprire il portone. Tanto se non li faccio io questi lavori non li fa nessuno. Tu rilassati, Rilassati. Buongiorno. Buongiorno. Un pacco per il signor Ponzoni. Cocchi! Cosa c'è? Un pacco per te! Da dove vieni? Da Oslo. Cosa c'è dentro? Non lo so, 140.000. È un pacco da Oslo per te, 140.000. Momentaneamente c'ho le mani occupate, poi mi si disfano i punti. Ha le mani occupate. Ecco qua, 100, 1, 2, 3, 4, ecco qua, 140.000. Grazie. Venga pure il cappello. Sì. Ma che cos'è? Oh, non lo so, aprilo. Ma come, arriva un pacco così da Oslo e tu non sai cosa ci sia dentro? Non lo so, apri. Ah, sì, lo riconosco. L'avevo dimenticato in una pizzeria di Oslo 2 anni fa.
Una pizzeria a Oslo? Sì, era di un mio collega, un agente segreto giapponese in pensione che aveva aperto lì una pizzeria con la moglie. Solamente un tuo amico poteva spedire un ombrello aperto da Oslo fino a qui. Si vede che quando l'ha spedito pioveva. E come ha fatto ad avere il tuo indirizzo? Anzi, il mio indirizzo. Perché qui, qui è tutto mio. È il nostro mestiere sapere gli indirizzi. Fammi chiudere sto ombrello perché dicono che in casa porta rogna. Ma va, sono tutte stupidaggini. Ma chi ha quella macchina lì? Tu? Aiutatemi! Oh! Ah, ragazzi, guardate, ma la cucina messicana è qualcosa di entusiasmante, davvero, eh? L'aguacate, il taco salada, le tortiglie d'encilada. Ma sapete cosa sono? Sono pasta di mais passata nell'olio bollente, infarcita con del formaggio, della carne o del pollo, e poi bagnata da una salsa piccante, ma fortissima. Per me è afrodisia. Oh, il Messico, che paese! Lì sì che gli uomini sono romantici. A proposito, ho incontrato un mariachi. Lo sapete, no? Sono quelli che cantano quelle canzoni famose tipo Cielito Lindo, Jalisco, Il Son della Negra. Mi si avvicina e mi improvvisa una serenata, tutta per me. L'ha inventata sul momento, per me! Cocchi, vai a prendere la chitarra. A chi le ha smesso della televisione che te la canta sulla parete romana in tutto il mondo? Come se la sente? A todos los turistas italianos me quiere cantare una canzone molto gusto. El propio pero. El carrete. Mira il carrete. Mira. Mira l'eleganza. Mira la consistenza. Me pare una muñeca. Tocca la chitarra, carrete. Alla festa dei gitani. Alla festa dei suoi gitani. Per moto sospeso. Due o tre. Come arriva los otros. Sono restato in sesto. Sei. Bevano la sangria. Bevano la sangria. Todos los dos. Due o tre. Come arriva los otros. Sono escapato in sesto. Hey! Alla festa del gitano. Sempre quelli di prima. Però mo, non so stress. Come arriva lo giocatore. Sempre quelli di prima. Sono restato in sé. Stesso appartamento in colore. Stessa sangria. Avanzato il giorno prima. Non so stress. Come arriva lo giocatore. Tutti gli altri. Sono scappato in sé. Sì. Però po po però 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 Oh, che male. Quando suono le natiche mi fa male le mani. Ti sei fatto male? Tu non hai sentito niente. No, io non ho sentito niente. Tu piuttosto non ci hai portato dei regalini dal Messico? Ma certo che ve l'ho portato. Ce l'ho qua nella valigia. Un momento, eh. Arrivo. Grazie. Ah. Allora, le chiavi. Le chiavi. Eccole. Ma non entra? Alt! Quando una valigia non si apre ci vuole qualcuno che se ne intenda. Fai vedere a me. Ma queste non sono le sue. Ma come non sono le sue? Ascolti una valigia. All'aeroporto di Karachi, in un aereo che veniva da Lourdes, due agenti del controspionaggio giamaicano hanno trovato una radio sospetta. E com'è una radio sospetta? Non è una radio, pur avendone l'aspetto. Infatti, in quella radio c'era dentro una valigia sospetta. E una valigia sospetta com'è? Non è una radio, ma sembra una valigia. E quella valigia faceva tic-tac, tic-tac. Non sentite anche voi una specie di tic-tac?
Il pericolo è passato, potete venire. E questi? Ricordo del mariachi. Ma che cos'è questa roba nella mia valigia? Con chi sei stata in Messico? Maradona? Ma questa non è roba mia. Sì, amore? Sono stata a discutere il progetto. Sai cosa mi ha risposto l'architetto? No. Che è un'idea geniale. Ah. Hai capito? Tesoro, io non avevo bisogno di capirlo. Io l'ho sempre saputo. Ma dove saresti senza di me? Cosa faresti? Me lo sai dire? Che dimensioni ha? È grande, come una valigia normale. Che colore? Ancora. Mi dica, che colore? È rossa, di plastica rigida. Rossa. Peserà circa 30 kg. Plastica è grande rigida? Come una valigia normale. Pesa 30 kg? Beh, ne ho una verde, una gialla. Comunque, quella rossa ce l'ha lei, no? Mi dica. Ma non è la mia! Non è la mia! Ma dove sei andata a fare la spesa? In Svizzera? Ci vogliono 2 ore per fare il sugo. Come faccio adesso? Vado a innaffiare le piante nel salotto. Deficiente. Ho messo al mondo un deficiente. Ma dove? Dove è la salsa? Porca vacca la salsa. E adesso... Salsa chili. Salsa? E sempre salsa sarà. Eccola, ma! Scusa, ma era di là, non mi sono accorto che la busta era rotta. Che strana etichetta. Scrivono chili e non dicono chili di che cosa? Di salsa, no? Lo vedi? Al massimo sarà mezzo chilo. I soliti salumieri disonesti. Si approfittano dei ragazzini. Non preoccuparti per la valigia. Poi ti accompagno all'aeroporto e vedrai che sistemiamo tutto. Sistemeresti tutto tu? Ci sono delle persone presenti nel tempo che quando succede qualche cosa sono lì, pronte a darti una mano. Senti, digli un po' nell'87 quando non trovai più le chiavi dell'automobile che aveva il duplicato. No, diglielo. Tu? Ecco. Sì, solo che tu avevi anche l'originale. Sì, vabbè, no. Siccome avevo perso il primo duplicato, mi hanno tenuto l'originale per rifare il duplicato. Poi me ne sono rimasti in tasca tutte e due. Ma quella è stata una dimenticanza. Buon appetito. Che cos'è? Frullato di canarino. Polenta. Polenta come? Alla betta, tanto per cambiare. Ha uno strano profumo. Sarà che forse mi sono rimasti ancora nel naso... gli odori della cucina messicana. Sì, ma tu soffia dello sto naso, no? Ha un odore forte. Molto piccante, ma è buonissima, fantastica. Secondo me è un effetto afrodisiaco. Mi sa proprio che stasera vado in discoteca. Basta tu, piantala di mangiare. Betta? Sì? Porta una bella granita Monica, bella fresca. Sì. Excellent. Betta? Sì? Questo sugo è eccezionale. Non dimenticarti la ricetta, brava. Sì. A me è piccante. Buonissimo. Chi stai chiamando? 8 Villa di Modena. Ti ho chiesto a chi stai telefonando. Amore, abbiamo un piccolo problema. La signorina Gigliotti, Elena Gigliotti. E chi è? Beh, io credo che sia la signora che all'aeroporto ha preso la mia valigia al posto della sua, che è infatti quella che è di là, la sua. Io non so come sia potuto. Ripeti. La signora... No, sta zitto, non aggiungere altro. La valigia con le pietre non è quella di là?
Rispondi. No. Rispondi! Rispondi! Senti, non ci sono le pietre qua dentro, va bene? E non c'è neanche il barattolo di salsacini dove le avevo messe. Questa è rossa, ma non è la mia valigia. No! No, guarda, non dire più nulla. Non ti preoccupare. Io so cosa fare. Sistemo tutto io, va bene? Adesso facciamo una cosa. Tu vai di là, ti metti tranquilla, bevi un whiskino, eh? E io sistemo tutto. Dammi solo 5 minuti. 5 minuti. Io vado e torno. Sai ora che cosa facciamo? Ci facciamo un bel rifornimento di questa salsa. A proposito, dove l'hai comprata? Non mi ricordo. Ah, ha detto quella della salumeria, che è una conserva fatta in casa e era l'ultimo vaso rimasto, ma... Che peccato. E beh, vorrà dire che la conserverò per le occasioni speciali. Babbo, ho una sorpresa per te. Dov'è? Qua o qua? Qua? Sei sicuro? Bravo, hai indovinato. Come fai? Indovini sempre. Ho trovato un occhio luccicantissimo. Nella polenta. Ecco qua. Ti sta benissimo. E poi una cartomante ad Acapulco mi avrà detto che quando avrai sentito un certo Angelo Borgia avrai incontrato l'amore. Un certo Angelo Borgia chiede della signora Elena. Come? Angelo Borgia? Non lo conosco. Scusate il disturbo a quest'ora, io... Cos'ha nella valigia? Cosa vende? Qui abbiamo tutto, eh. Lei forse cercava me. Io sono Elena. No, mi dispiace disturbare questa simpatia... Disturbo l'ha già detto, eh. Ah, sì, ecco, niente, io credo che questa valigia sia della signora. Ci deve essere stato un increscioso scambio all'aeroporto. Sì, in effetti ha dell'incredibile. Sono proprio identiche. Sono rosse tutte e due. Calma con lo scambio di valigie. Questa è mia, questa è tua. Una volta hanno trovato una valigia in una radio all'aeroporto di... Karachi. Poi la valigia è scoppiata e ci sono state 45 vittime. La radio si è salvata per miracolo, vero Cocchi? Sì, vero. Questa della signora, c'è il nome e dentro ci sono anche degli indumenti femminili. Ah, l'abbiamo anche aperta, indumenti intimi. E la legge sulla privacy? Come la mettiamo? Vogliamo far partire una denuncia, Cocchi? Prima parliamone con l'avvocato. Per favore, volete stare zitti tutti e due, eh? Il signore è così gentile e carino. Mi scusi, le possiamo offrire qualcosa? Non lo so. La mia valigia. Un caffè, tè. Vuole 2 olive, lavarsi i denti. Le piace la polenta? C'è la polenta, eh? Il sugo è terminato, abbiamo i cachi. Polenta e cachi, specialità della zona. No, la mia valigia. Forse la troverà un po' in disordine, ci scusi tanto. L'abbiamo aperta inavvertitamente. Aperta? Avevo io le chiavi. E mi è stato... No, perché ho sentito dentro un rumore di orologio e pensavo che fosse la radio. È pericoloso, eh? Ah. Beh, io vado, vi ringrazio tutti, è stato bello conoscervi. Arrivederci. Aspetti! No. Aspetti, mi scusi? Mi scusi, quindi eravamo sullo stesso aereo. Lei dove era seduto? Business class. Mi scusi, ma era lì in vacanza? No, io affari... Comunque devo andare, grazie. Ho la macchina che mi aspetta. Aspetti, arrivederci. Aspetti un attimo. Non si sa mai, nel caso dovessimo perderci qualcos'altro, io le darei il mio biglietto da visita. Io sono una giornalista. Cronaca nera? Verissima. Beh, io vado, grazie.
Grazie, arrivederci. No. Arrivederci. Arrivederci. Che bello, cos'è? È una maca, questa è per te. Ah, grazie, ma non sarebbe stato più comodo un divano letto? Ma io l'ho presa per il giardino. Grazie comunque. Messico e nuvole, è il mio disco preferito. Dove l'hai preso? A Bergamo. Ah, bellissimo questo poggio. È l'abbigliamento tipico dei ragionieri messicani. Oh, grazie per il pensiero gentile. Con i tempi che corrono, un po' di bijouterie fa sempre comodo. Anche questo è per te. Mamma, ma cos'è? È un coltello elettrico, serve per affettare il salame. Ma c'è scritto Made in Corea. Io l'ho preso da Acapulco. Credevo che fosse un prodotto dell'artigianato locale. Ma è una volta che mi regaliate qualcosa che mi piaccia. Anche questo è per te. Oh, grazie. Mi sarà utilissimo. Bello, eh? Cos'è? Ma è un rubinetto. Bellissimo. Lui l'ha toccata tutta. Tutta. Lui chi? Lui. Il pistolone della valigia. Sì. Sì, tutto listo, sì. Sì, la roba? Tutto bene. Angelo è il mejor. E necessito de 5 días más. 5! Hasta luego. E quanto tempo ti ha dato? 5 giorni. Perché non l'hai controllata davanti a lei? Perché? Hanno parlato di una bomba, di una valigia. Non volevo destare sospetti. Rodriguez ci dà altri 5 giorni. E poi? E poi? Poi si accorge che le pietre... e ti fa saltare la testa. Chiamo subito. Mi ha dato il biglietto da visita. Aspetta. Ecco qua. Elena Cigliotti, Elena Cigliotti. Ascoltami bene. Devi restare calmo. Hai ragione tu. Non devono insospettirsi. Allora io domani ti noleggio una cabrio, ti metti un vestito decente, porti la stronzetta lì alla champagnerie, la corteggi un po' e alla fine... Alla fine? Quando vuoi sai essere irresistibile, lo sai. Io non capisco Elena, porca miseria. Sì che non è più una ragazzina, eh? Viene qua uno, mai visto né conosciuto. Dai, su, per piacere. Su. A chiedere notizie su una valigia e lei si innamora, perde la testa. Per una valigia. Pensa se fosse venuto a chiedere informazioni su un baule o su un armadio, cosa sarebbe successo? Prendevo una bronchite. Sì? No, non c'è Elena, non c'è. No, Elena non c'è, guardi, questa pure è casa sua. Ma come non guardi, ci sono? Casa... Ma... Certo che ci sono, pronto. Angelo? Ah, oh, ma certo, Angelo. Ancora quell'angelo? Sì. Questa sera. Oh, ma certo, con grande piacere, sì. Certo. Io credevo che non mi chiamasse più. Invece mi ha telefonato, mi ha invitato a cena questa sera. Mi porta alla champagnerie. Il manichino? Non si esce con gli sconosciuti. Non è uno sconosciuto. Nome Angelo, cognome Borgia, età 40. Portati magnificamente. Lui. Professione? Ma non lo so. Segni particolari? Oh, dico, ma cos'è?
Io ho la mia vita, eh. Anzi, adesso vado a casa mia a prepararmi per questa sera. Ci vorrà la fiamma ossidrica. Sì. Ciao, ciao. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Si fa in fretta a dire chi se ne frega. Io sono preoccupato, veramente preoccupato. Ma non li leggi i giornali, la cronaca nera? È piena di esempi di donne sequestrate. Violentate. Circuite. Circondate. Sedotte e abbandonate, brembate. Brembate? Non ti puoi sbagliare. Tu prendi l'autostrada Milano-Venezia. Al terzo casello, Capriate, esci, a un chilometro si è brembate. Sono geloso. Beh, se vuoi proprio saperlo, anch'io. Ma come che tu? Sei stato via 20 anni. Ma quella è un'altra storia. Quando me ne sono andato sapevo che Elena era qui con te, che sei un nobile, un gentiluomo, anche un amico, molto amico. Sapevo che non ti saresti approfittato di lei. Perché tu non te ne sei approfittato, vero? Allora, te ne sei approfittato, sì o no? Tacito consenso, tacito buonsenso. Adesso cosa fanno? Lei sta mangiando. Adesso? Lui sta mangiando. E adesso lei cosa fa? Mangia. Fai altro che dire che mangiano. Siamo in un ristorante, cosa vuoi che facciano? Mangiano. Sì, hai ragione, scusa. Adesso cosa fanno? Lei beve e lui la guarda. La guarda? Come la guarda? La guarda come se fosse un tramonto, un'opera d'arte, un tram. Allo sguardo di una sogliola in calore. Adesso brindano. Le ha preso la mano. Ridono. Porca miseria, schifosa. Brindano, mangiano, bevono, ridono. Io qui a rodermi il fegato davanti a un cretino con la barba finta. Oh, se non ti piaccio me ne vado, eh. Sta chiamando la ragazza dei fiori. Signorina, le rose, per me, tutte per me. Anzi, per il signore. Quant'è? 300. Tenga. Grazie. Se i signori dopo cena vogliono fare un riposino, via eccezionale, abbiamo anche qualche camera a disposizione. Va bene, grazie, ci pensiamo. Che figura. Si baciano! Si baciano? Con la bocca o con la lingua? Con la lingua sulla guancia. Ah, schifo! Oh. Non faccia così. Il mondo è pieno di uomini interessanti senza barba. E lei si vergogna. Il telefono dov'è? Ecco, tieni. Questo è mio, l'hai sempre in tasca tu. Lo porto dietro io, se c'è bisogno c'è. Passiamo all'azione, eh? Oh, scusate, non sono stato io. Scusate, scusate. Pronto Champagnerie? Sì, vorrei parlare con un certo Angelo Borgia, un vostro cliente che sta mangiando una signora bionda con i capelli ricci in una sala dove c'è un signore con la barba che ha un mazzo di rose. Adesso lo sistemo io. Cocchi, ti può servire? È per il pesce. Hai detto tu, sogliola. E adesso si torna a casa. Ma sei matto? Ma che cosa vuoi da me? Pronto? Pronto, Sandrina, sei tu? Senti, per favore, non mi fa far figure, che c'è gente che ci guarda. Me ne frego della gente. Lo devono sapere tutti che mentre tu te la spassi qui col tuo amante, due uomini, io e quello con la barba, Cocchi. Ma perché era Cocchi quello lì? Certo, io e Cocchi stiamo soffrendo le pene dell'inferno, dilaniati dal dramma della gelosia. Quindi si torna a casa. Questa è la chiave di dover rinchiuso il tuo fidanzato. Nel luogo che gli compete, il bagno. Mi scusi?
Ma no, vedrai che le offre qualcosa al bar e poi la rispedisce a casa. E secondo te sono venuti in un albergo per andare al bar? Caro amico, è arrivato il momento di rimanere uniti più che mai. Se i signori vogliono fare un pisolino, abbiamo delle ottime stanze. Porca d'una miseria! Tutta la notte a pedinare la nostra donna che è in giro a fare la marionetta con quel pagliaccio. E in più ci scambiano anche per due, come si può dire, per non offendere nessuno. Boh. Tu che hai girato il mondo, cosa significa gay? Allegro. Ci hanno scambiati per due allegri proprio stasera che non c'è niente da ridere. È proprio vero che le donne sono tutte delle gran... Come si può dire per non offendere nessuno? Oh. Signorelena, è lei? Aspetti che guardo. È ancora alzata? Sì, sì, Chili! Chili! Oh, l'etichetta. Sull'etichetta ci sono due peperoni con un tramonto. Domani viene qua e se la vede. Con chi parli a quest'ora? Con la signora Elena. Cosa c'è di così urgente? Una salsa. Mi telefono a quest'ora per parlarmi della salsa. Una bella donna come lei, alla sua età non ha altro da fare. Ciao. Allora? Allora, le ho parlato, tutto a posto. E dov'è il barattolo? No, l'ha preso la cuoca e... Come la cuoca? L'hanno aperto allora? Stai calma. Stai calma, domani mi invitano a pranzo, ho detto che me lo danno indietro. Ah. Sai, ho dovuto inventarmi una balla, sennò magari destavo dei sospetti. Ah, no. Perché dovrebbe invitarti a pranzo? Mi vuole presentare i suoi. Ci siamo fidanzati. Oh, Sandrina, io ho fatto quello che mi hai detto di fare tu, eh? Scommetto che ti piace. Chi? Non fare il finto tonto con me. Tu sei troppo tonto per fare il finto tonto. Non ci provare. Sei andato a letto con quella ladra, eh? Rispondi? Rispondi? Abbiamo parlato tutta la notte. Tu prova a scherzare con me, io ti taglio in tanti piccoli rombi da 18 carati l'uno. Ma su, fai uno sforzo! Ma lo vuoi capire che non ho una lira? Non ti impegni abbastanza? Renato, diglielo tu a tua figlia che è inutile chiedermi dei soldi. Ma cosa vuoi che faccia? Che vada a rubare? Che mi sveni per te? Sai che sforzo. Meglio un reno e un polmone, così al mercato nero ci guadagno qualcosa. Ma la senti? Uffa, che palle! Ma perché sono capitati a me due padri come voi? Vabbè, vorrà dire che chiederò ad Angelo. Senti, Monica, adesso sei diventata grande, certe cose le puoi capire, no? Ma la mamma ci tiene così tanto questo qui? È innamorata di lui? È andata via di Melone? Le informazioni si pagano. No, prima svuoti il sacco. Vabbè, la mamma dice che ha molta classe... Che ha girato tutto il mondo. Anche Cocchi ha girato tutto il mondo. E che è pieno di soldi. Anche Renato è pieno di soldi. Su, vai avanti. E che non ha nemmeno un filo di pancia. Non chiedetemi come l'ha scoperto, tanto non ve lo dico. Qualche difetto l'avrà anche lui, no? No, è praticamente perfetto. E siccome mamma dice che è una cosa seria, ha deciso di venire qui a pranzo con lui per mettere le cose in chiaro. Ma quali cose, scusa? Oh, ma cos'è un interrogatorio? Cose tipo dove vivere, i viaggi, il loro futuro, insomma. Vanno a vivere insieme.
Non hanno ancora deciso, diciamo che è nell'aria. Ciao. Vedrai, lo metto a posto io quel perfettino. Mousse di gambero fluviale in salsa chili. Oh! Lo sai, Angelo, Tokyo è stato nei servizi segreti. Un bel giorno è partito, è stato via 20 anni senza dare più notizie. Non si sa se l'abbia fatto per lavoro o se per stare lontano da lei. Ah, probabilmente per tutte e due le ragioni. Mm. Beh, bella storia. Si potrebbe fare un film. Anche una serie televisiva. Io il titolo ce l'avrei già. Come ti ammazzo il condor. È la storia di un rapace che viene sconfitto da una volpe. Due volpi. Perché l'intelligenza è sempre la meglio, caro Angelo. Ah, sì, no. Perché proprio a questo proposito mi viene in mente una storia. Cosa c'è di bello in televisione? Renato, non essere scortese. C'è il dottor Borgia che ci sta raccontando. Prego. No, ma non è molto importante, io. Radiolinea, le erbe alpine in salsa chili. Oh. Una cena superba, piena di carattere. Tutti in onore del nostro ospite. Non mi ricordo più come si chiama. Angelo. Ah, ecco, bisogna che mi ricordi custode. Angelo Custode. Anche noi abbiamo un custode, si chiama Ramponi Fulvio. Fa anche da giardiniere. Se un domani volesse sostituirlo, possiamo parlarne. Zuppa di ravanelli piccanti in salsa chili. Profumata. Invitante. Molto particolare, molto... molto chili. Controfiletto al vanolo in salsa chili. Come originale questo pranzo? Certo che la nostra betta quando vuole. Ecco, a proposito, il mio barattolo dov'è? Tesoro, ho una sorpresa per te. Ne ho trovato un'intera confezione. 12 barattoli di salsa, eh? Io ti ringrazio, 12 barattoli sono... Io voglio il mio di barattolo. Lui rivuole il suo di barattolo. Gliel'hanno portato via e lo rivuole indietro, poverino. Scusi, ma lei non è che ha dei problemi? Ci racconti un po' della sua infanzia, signor custode? Piantala! No, è che... in questo barattolo io ho fatto preparare una salsa speciale da un cuoco messicano. Io lo so, non è cortese insistere, ma... è per mia madre. Lui sì, che è un uomo sensibile. A proposito di famiglia, noi abbiamo una famiglia molto moderna, aperta. Ma Elena, non le ha accennato? Cocchi è suo marito. Ti prego. Lei è stata fidanzata con lui, che è il mio miglior amico, per 15 anni. Poi ha sposato me. E tutti e due abbiamo avuto da lei una bambina, Monica, che ha i capelli rossi. E le lentiggini. Una storia piccante, eh? Molto più della sua salsa. Polpettine di milza in salsa di chili. Bravo. E tornato sul discorso chili, dov'è il mio barattolo? Beh, c'è stato un equivoco. Noi si pensava che l'avesse comperato il Ramponi Fulvio, no? Invece no, era una bugia perché, sì, insomma, lui l'aveva dimenticata la salsa e allora così la Betta ha usato il suo barattolo per cucinare. Il mio barattolo? Sì. Aperto? E dov'è la salsa ora? Non lo so, sarà in cucina. Crostatina di aringhe in salsa chili. Bavarese di albicocche amare in salsa chili. Flambe di banane verdi in salsa chili. Io devo andare un po' a rinfrescarmi che... Per di là troverà un corridoio. L'ultima porta a destra, come nella vita. Che uomo affascinante, un incontro veramente provvidenziale. Beh, sì, è incredibile. Pensare che fino a una settimana fa io mi sentivo così sola, così triste, così inutile.
Adesso con Angelo abbiamo un sacco di progetti. Lui mi vuole portare adesso a Bali, poi anche in Perù, in Cile, a Zanzibar, nel Congo. E starete via un po' di anni. L'amore è arrivato nel modo più inaspettato. Per me è solo un pezzente che ha montato tutta questa storia per recuperare il suo vaso di pomodori piccanti. Taccia, lei è invidioso. Avete i programmi a lungo termine? Beh, effettivamente ne abbiamo parlato, ma sta succedendo tutto così in fretta. Non dirmi che vuoi sposarti un'altra volta. Perché no? A te che importa? Ma se lo conosci da due giorni. Ah, fai pure come vuoi, tanto noi non contiamo niente, siamo solo i tuoi mariti. Per poco, Cocchi, per poco. Io ho già parlato con un avvocato per il nostro divorzio. Non ti concederò il divorzio! Mai! Dovresti costarmi tutto il cielo di questo mondo! Sei contenta? Era qui che volevi arrivare, eh? Qui. Squadrina. Lo sai cosa mi è successo dal dolore? Mi si è bloccata una gamba. Vuole un caffè? Dovenio Barattolo. Grazie. Angelo? Questo è mio. Angelo, sei qui? Angelo, dove sei? Sei... Ah, vedi, sei qui. Sono contenta che hai trovato il tuo barattolo di salsa. Sì. Io non capisco che cosa ci trovate di così speciale. È solamente un poco più piccante delle altre. Anzi, mi dovresti ringraziare perché era pieno di sassolini, li ho filtrati tutti. E dove li ho messi i sassolini? Dove li ho messi? E li ho buttati nella spazzatura! Ah. Ok, adesso basta con questa storia. Voglio recuperare le mie pietre prima di essere invitata al vostro matrimonio. Sei un finocchio incapace. Ma dai. No, 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 non credo proprio, signora! Ah! Angelo! E basta! Dammi la pistola. E dammela. Dove sono i sassolini? Li ho buttati nella spazzatura. Dove? Nel cassonetto. Il camion dell'immondizia è appena passato. Andiamo. Angelo, ti prego, Angelo, cosa sta succedendo? Angelo, amore, io non ti ho fatto niente, amore, cosa ti ho fatto? Ma togliti dai piedi, piattola! Sandrina! Angelo! Sta succedendo qualcosa di grave. No, questo gingillo è meglio che lo manovri io. No, questo gingillo è mio e lo manovro io. Qua. Anzi, colgo l'occasione per ricordarti che qui è tutto mio. Cosa succede qui? Cosa sono tutti questi urli, tutto sto casino? Angelo se n'è andato. Ah, bene, ha tolto il disturbo. Ha capito che qui non c'è trippa per gatti. Ma mi ha chiamato Piattola. Cosa? Ti ha chiamato Piattola? Sì. Appena entrato in casa io ho capito immediatamente di che pasta era fatto. Chiamare Piattola una signora come te. Pazzesco! Pazzesco! Ma cosa succede? Abbiamo salutato Angelo, che è dovuto partire di gran premura per un convegno a San Marzano. Influsso del pomodoro sulla cultura occidentale. Non è il nostro! Ah! Qua ce n'è un altro! Ce n'è un altro! Ce n'è un altro! Sì.
Vedi in giro altri sacchetti? Cercherei di non perdere tempo se fossi in te. Lo sapevo, era l'occhio che deve guardare di là. Aveva detto che mi avrebbe regalato anche un diamante. Io non ce l'ho mai avuto un diamante. Ce l'avessi io un diamante, porco d'un cane lurido, aprirei un allevamento, sa di cosa? Di struzzi, uova, carne, latte, occhie, come il maiale, non si butta via niente. Adesso sei te, babbo. Buonanotte, papà. Cosa c'è nella nebbia in Valpadana? Ci son cose che a dirle non ci credi. Non ci credi nemmeno se le vedi, a parte il fatto che non le vedi. Che cos'è questa nebbia in Valpadana? È un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si incasina la mentalità. Istituti di credito, banchieri che si impiccano, le mani si puliscono, i piedi se la squagliano, le amanti non si lasciano, le mogli si intromettono, i mariti le perdonano, ma dopo le trafittano, le strade non finiscono, gli incroci non si vedono, i semafori non servono, i cammelli non esistono, né più Valpadana come una sottana, sotto tanti affari.